Ben ritrovati con il nostro approfondimento del primo giornale. Abbiamo in collegamento, lo ringraziamo perché sono ore che anticipano, come avete sentito, un'allerta arancione sulla Liguria per tutta la giornata di domani. Lo ringraziamo perché è già al lavoro Giacomo Giampedrone, assessore alla protezione civile di Regione Liguria. Grazie Giampedrone per essere con noi. Buonasera a voi. Assessore, partiamo intanto dalla previsione che è stata poi valutata in queste ore. È stato deciso di emanare un'allerta prima gialla e poi arancione a partire dalle 7 di domani mattina. Tutto il nord Italia sembra colpito, sembrerebbe poi colpito insieme al centro-nord, quindi Lombardia, Piemonte, anche la Liguria. La sensazione è che questa volta potrebbe davvero scendere molta pioggia, facendo anche dei danni. Beh, la sensazione è quella di un passaggio perturbato molto importante e correnti di aria fredda che si scontreranno con altrettante di aria calda, quindi con una possibilità di scaricamento a suolo di un quantitativo d'acqua importante, con tanta intensità, con grandine, con temporali, con questi fenomeni di downburst che sono chiamati così, ma che poi per la gente sono le cosiddette trombe d'aria. Quindi con tutto ciò che purtroppo di ingrediente negativo portano i temporali, dopo questo grande caldo e con un passaggio perturbato che si annuncia molto significativo. Partiamo da questa sera a mezzanotte con una allerta gialla e da domani mattina alle 7 eleviamo questa allerta alla massima allerta che è disponibile per la protezione civile per quanto riguarda i temporali, che è l'allerta arancione. Tutto questo fino alla giornata di domani. Poi il bollettino e le previsioni di domani ci daranno la tendenza sulle 24 ore successive, perché il passaggio vero e proprio perturbato ce lo aspettiamo dalla, diciamo, metà della domenica fino almeno a lunedì pomeriggio. Come si preannuncia anche diciamo così, la preparazione della regione messa in sicurezza in questi anni? Si sta lavorando per questo e come ci si fa a trovare pronti? Paradossalmente un fenomeno di questo tipo preoccupa di più perché non piove da molto tempo, piuttosto che un periodo invece magari più autunnale con le piogge, un po' quello che si è imparato in questi anni, che sono questi i momenti in cui bisogna farsi trovare più pronti. Beh, sicuramente sì, dopodiché questi sono eventi diversi rispetto alle piogge diffuse tipiche dei mesi autunno-invernali, quindi, come dire, ci aspettiamo meno situazioni alluvionali sui grandi bacini, sui medi bacini della Liguria, ma invece delle situazioni puntuali molto critiche, a volte anche di carattere molto negativo dal punto di vista dell'incolumità delle persone. Abbiamo visto che cosa è accaduto nei mesi scorsi, non solo in Emilia-Romagna, ma anche in Lombardia, in Veneto, e quindi sono eventi molto forti, speriamo in poco tempo, quindi che rimangano staticamente fermi poco tempo, ecco, rispetto al territorio dove vanno a colpire, e soprattutto a macchia di leopardo. Non c'è un territorio della regione Liguria in questo momento che si possa chiamare fuori da questa allerta, il che vuol dire che in alcune parti della nostra regione potrà piovere in maniera molto intensa, in altre anche magari non piovere. Questo lo dico perché i temporali sono tipicamente delle situazioni che vanno non in maniera omogenea, ma a macchia di leopardo. Direi che la sensazione è quella di un nord-ovest che verrà attraversato da qualcosa di abbastanza importante e significativo, e quindi, come sempre, ci si prepara con la sala operativa H24, con i nostri previsori che già questa sera ripeteranno le previsioni con i nuovi modelli, e poi domani mattina, anche rispetto a quello che sarà accaduto, la previsione fondamentale rispetto alle 24 ore successive, è perché evidentemente questa è una perturbazione che ci porteremo dietro almeno per le prossime 48 ore. A preoccupare, quindi dicevamo, assessore, le piogge, il mare come sembra comportarsi, come potrebbe comportarsi? Anche questo sbalzo di temperatura, un'acqua molto calda, troppo, forse in modo anomalo, può preoccupare anche per la reazione da parte di possibili mareggiate? Beh, c'è sicuramente mare in tendenza di aumento, ma direi che la concentrazione principale sono i fenomeni che vi ho detto prima, quindi le forti piogge, le eventuali trombe d'aria accompagnate anche da scarichi di fulmine molto importanti, e poi questi fenomeni che stiamo vedendo anche ormai in altre regioni d'Italia, che sono questi grandinamenti molto significativi. E quindi un mix che evidentemente dove andrà a colpire potrà fare anche delle criticità significative. Massima attenzione, lo ripeto, l'allerta arancione per temporali è la massima allerta
che la protezione civile può emettere, e quindi bisognerà valutare nel passare del tempo questa allerta con grande precauzione, a partire da già questa notte, perché qualche temporale, ancorché non ancora nelle fasi più acute, potrà accendersi anche nella nottata che stiamo per appena vivere. E allora ci si prepara a questo, Assessore. Poi i consigli sono un po' sempre gli stessi: da una parte attenzione e prudenza, non uscire di casa e soprattutto non avvicinarsi a zone che possano essere pericolose, lo sappiamo, lo abbiamo purtroppo imparato in questi anni. Assolutamente sì, e in questi casi non basta nemmeno a volte guardare fuori dalla finestra, perché sappiamo che i temporali in poco tempo possono, anche da una situazione che può apparire una situazione tranquilla, scatenare a terra un quantitativo d'acqua molto significativo. Direi che per le prossime 24-48 ore chi può prendersi le giornate con un po' più di calma lo deve fare, ecco, come buono comportamento di protezione civile. Dopodiché la giornata di lunedì la racconteremo a partire da domani, ma chi può godersi una domenica tranquilla in casa penso che sia opportuno che lo faccia, come chi può mettersi in viaggio già oggi piuttosto che domani, magari per rientrare dalle vacanze o rientrare perché è fuori in barca, credo che faccia buona cosa a poter rientrare nella serata di oggi, evitando magari di trovarsi in situazioni negative domani. Ripeto, non vuol dire che tutta la Liguria verrà attraversata da questi fenomeni, ma sicuramente il nord-ovest del nostro paese avrà una situazione molto importante che vivremo tutti insieme, nella speranza evidentemente che sia pioggia che porti beneficio e non danno. Si parlava, lo diceva lei poco fa, è anche il weekend del controesodo, uno dei controesodi, di solito sono almeno due o tre nella coda dell'estate. La previsione su questo, il Primo Canale sarebbe già stata andata in diretta nella giornata di domani, una diretta che partiva dal primo pomeriggio fino alla sera. In questo senso probabilmente questa forte ondata di maltempo potrebbe ridimensionare il controesodo. Che sensazione avete rispetto a questo? Beh, direi che è questa la sensazione, con un anticipo di rientro già nella giornata di oggi molto significativo. Lo stiamo vedendo che i dati sono in questo senso già oggi molto incrementati rispetto a quello che ci aspettavamo nella giornata di oggi. Direi che sono anche comportamenti molto corretti, perché chi doveva partire domani in previsione di una giornata comunque non bella, indipendentemente da che cosa accadrà, ha preferito anticipare ad oggi. Direi che fino alla mattinata di domani è consigliabile anticipare possibilmente la partenza. Per chi non potrà, ovviamente massima prudenza, perché anche in autostrada piuttosto che in arterie secondarie trovarsi in mezzo a dei temporali molto forti può significare a volte anche mettere a repentaglio la propria incolumità. Lei domani sarà attivo tutta la giornata, una giornata che immagino sia stata impegnativa anche oggi, sarà presente nel vostro punto di ritrovo anche di protezione civile, sarà presente immagino anche il presidente Giovanni Toti. Si torna al lavoro comunque, considerando che in questi anni comunque si sta facendo ed è stato fatto tanto rispetto alla sicurezza del territorio. Beh, torniamo al nostro modello che ci ha anche fatto diventare una delle protezioni civili più virtuose del paese, e quindi facciamo il nostro mestiere, lo faremo da domani mattina, dalle prime ore di domani mattina nella nostra sala operativa. Non escludo che si possa fare anche una conferenza stampa, quindi domani, per raccontare che cosa è accaduto nella mattinata di domani fino a quel momento, e ovviamente insieme ai nostri previsori che cosa ci aspettiamo sulle 24 ore successive. E ovviamente il modello della protezione civile non può mai vivere con la preoccupazione o la paura, ma vive con l'attenzione, l'analisi dei dati e con la consapevolezza che oggi viviamo in una regione certamente più sicura di come l'abbiamo trovata, e che di fronte a questi eventi estremi però i buoni comportamenti dei cittadini valgono di più di ogni manutenzione ordinaria e straordinaria, perché poter stare in casa e mettersi in sicurezza o salire ai piani alti se si vede che c'è qualche cosa che inizia a mettere a repentaglio l'incolumità nei piani più bassi è evidentemente il primo degli elementi fondamentali anche del nostro lavoro.
L'ultima cosa che le chiedo riguarda qualcosa che è totalmente opposto alla grande pioggia, il tema degli incendi. Ne abbiamo parlato molto in queste giornate, lo abbiamo seguito, abbiamo visto l'Imperiese, soprattutto la zona di Ceriana, è stata colpita, ci sono stati degli sfollati, fortunatamente la situazione è rientrata su questo piano. Che sensazione avete avuto rispetto anche ai danni che questi incendi, soprattutto perché la sensazione è quella che siano dolosi, hanno provocato al territorio ligure? Guardi, sono danni incalcolabili al patrimonio boschivo. Noi siamo stati molto bravi e colgo l'occasione per ringraziare ancora tutti gli operatori dei mezzi aerei, dei nostri elicotteri, i vigili del fuoco, i volontari di protezione civile, i sindaci, con i quali evidentemente hanno salvaguardato prima di tutto la vita dei cittadini, le case, le attività commerciali, industriali e quant'altro. Ma poi c'è il danno al patrimonio boschivo e 270 ettari di patrimonio andati bruciati, letteralmente bruciati, sono un danno incalcolabile. Ancora in queste ore sta bruciando un pezzo, diciamo, delle alture savonesi e stiamo operando con vigili del fuoco, con i nostri elicotteri. Ovviamente da domani, in questo senso, la pioggia ci porterà un grande beneficio, ma il danno che hanno fatto questi delinquenti, perché di delinquenti si tratta, visto che tutto lascia presagire che gli incendi dell'Imperiese siano stati di tipo doloso, è un danno veramente incalcolabile. E credo anche che le pene non sono mai troppo severe rispetto a come dovrebbero essere per chi mette a repentaglio la vita della gente, il valore delle cose e anche il nostro patrimonio ambientale, perché poi ci vorranno decenni affinché quegli ettari di boschi andati in fumi possano anche solo riprovare, diciamo, a tornare alla normalità. E evidentemente il danno è incalcolabile. Grazie, assessore, buon lavoro. Ovviamente non glielo devo neanche dire, ci sentiamo domani, nella giornata di domani, nella lunga diretta di Primo Canale dalle 7 alle 24, poi fino alle 24 capiremo però cosa succederà e soprattutto come si preannuncerà poi la notte tra domenica e lunedì, la giornata di lunedì, quindi grazie, ci sentiamo domani. Buon lavoro anche a voi. Arrivederci. Grazie, grazie all'assessore alla Protezione Civile di Regione Liguria, Giacomo Giampedrone. Grazie a voi per averci seguito. Mi raccomando, domani molta attenzione dalle 7 alle 24. Primo Canale sarà in diretta per raccontarvi tutto quello che accade sul territorio della Liguria. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.